Il 416 Terre era il sogno di Giovanni Falcone, il sogno di colpire al cuore il rapporto fra la mafia e politica. Lui, quando era al Ministero, qua a Roma, al Ministero della Giustizia, aveva scritto un 416 Terre. Ammazzato dalla mafia nell'attentato del 92, il governo di allora, con decreto legge, scrisse il 416 Terre. Arrivato in Parlamento, gli amici dei mafiosi modificarono quella norma per renderla impossibile da perseguire e vi riuscirono. Avevano scritto un 416 ter depotenziato. Ci sono avuti 15 anni e un sacco di sentenze della Cassazione per arrivare ad avere un minimo di punibilità. Quest'anno eravamo riusciti, con grande fatica, con lavoro della Camera e del Senato, a scrivere un 416 ter. Quello che colpisce l'accordo fra la politica e la mafia, che fosse efficace, che fosse veramente un argine agli accordi fra la politica e la mafia. Ebbene, che cosa è successo? Giulia, raccontaglielo tu. Proprio poco fa è successo un fatto gravissimo in Commissione Giustizia. Eravamo pronti a votare la versione definitiva dello scambio elettorale politico-mafioso da portare in aula e invece blitz in Commissione. È successo che i relatori, Davide Mattiello del PD, insieme a tutta la maggioranza del PD e insieme ovviamente a tutti gli altri partiti, hanno ceduto alle pretese di Forza Italia e hanno di nuovo modificato questo articolo che di fatto sarà inefficace. Le pene sono state di nuovo abbassate da 4 a 10 anni e non da 7 a 12 come avevamo richiesto e approvato noi al Senato. Di nuovo la messa a disposizione del politico nei confronti del mafioso non sarà più punibile. Stiamo svuotando il 416 ter dal suo nucleo originario che serviva e servirebbe per colpire i politici che trattano con la mafia. Ora stiamo per arrivare in aula e Giarrusso vi farà capire quanto è grave quello che è avvenuto proprio pochi minuti fa. Voi pensate che il 416 ter che c'è in questo momento nel codice penale prevede una pena da 7 a 12 anni. Questi signori, PD, PDL, Forza Italia, la vera maggioranza, coperti da Napolitano che ieri ha incontrato Berlusconi e adesso sappiamo il motivo dell'incontro, che cosa hanno fatto? Hanno abbassato la pena. Era questa tutta la voglia di combattere la mafia che avevano questi signori. Abbassare la pena per il reato più grave possibile, la svendita della nostra libertà ai mafiosi. Noi ovviamente siamo pronti a dare battaglia tra poco in aula e ricordiamo che se queste modifiche verranno approvate il testo ritornerà al Senato e anche lì sarà il momento per continuare la nostra battaglia. E noi al Senato daremo battaglia perché noi non faremo passare una norma che farà un regalo enorme alla mafia. Noi non lo permetteremo perché noi siamo i vostri rappresentanti in Parlamento e faremo quello per cui voi ci avete là mandato.